passo la parola al senatore Lorefice, grazie. Sì, grazie Presidente. Scusi, senatore Lorefice, collega, se è troppo intento, magari si metta gli auricolari che è più comodo, grazie. Grazie Presidente, colleghe, colleghi, governo. Oggi ci apprestiamo ad approvare la nuova legge sugli ecoreati, sulle ecomafie, diciamo che da diverse legislature viene portata avanti con grande intensità un'attività a supporto di quelli che sono anche gli strumenti parlamentari. Io in 18ª legislatura ho fatto parte della commissione bicamerale sugli ecoreati e devo dire di aver anche appreso e avuto la possibilità di mettere in pratica quella che è l'attività stessa della commissione, perciò posso portare un'esperienza diretta e posso affermare con grande determinazione che la commissione bicamerale che ci apprestiamo ad approvare nuovamente, anche per i compiti ulteriori assegnati ad essa, potrà dare un aiuto concreto al Parlamento, al Governo e alla Nazione. I temi ambientali sono oltremodo attuali e tutto ciò che è correlato ai grandi investimenti economici, ai business, sono di interesse propria della criminalità e delle mafie, tutte. Pertanto, mettendo in rilievo che cosa? Che il bene degli ecosistemi, il bene della salute e la lotta a tutte quelle che sono le attività illecite e criminali ci deve vedere sempre uniti in una sinergia proattiva. Io posso rappresentare che cosa? Nella passata legislatura la Commissione bicamerale ha avuto sempre un approccio che non ha mai visto i colori politici, lo posso affermare in maniera concreta e io voglio sottolineare questo aspetto. Io ritengo che assieme, questo l'abbiamo anche dimostrato in fase di votazione degli articoli, io vedevo soltanto delle belle lucine verdi accese. Perciò assieme porteremo nuovamente in questa 19ª legislatura un qualcosa che ci unisce, ci accomuna, perciò la difesa di un bene che è stato inserito in Costituzione. Ricordo ai colleghi che erano in 18ª assieme a noi, abbiamo approvato quella modifica all'articolo 9, perciò abbiamo aggiunto al terzo comma delle precise indicazioni. Questo rafforza quello che è il valore di questa commissione, perciò parliamo di tutela degli ecosistemi, tutela della salute che è intrinsecamente collegata a quella che è la difesa dei beni ambientali. Altra modifica costituzionale è stata fatta all'articolo 41, mi permetto di sottolineare che è stato ben messo in evidenza che ogni attività economica privata non può prevaricare quello che è un bene superiore, cioè l'ambiente e la salute che era già in Costituzione, ribadito ulteriormente. Pertanto, ciò che anche a livello nazionale, ma anche a livello dell'Unione Europea, è stato da anni declinato e messo in evidenza, cioè abbiamo tante direttive e regolamenti comunitari che ce lo ricordano continuamente, e anche noi nelle norme nazionali abbiamo trasfuso quello che è un obiettivo anche delle 27 nazioni dell'Unione Europea. Pertanto i temi ambientali sono al centro delle politiche nazionali dell'Unione Europea e del mio gruppo politico, perché il Movimento 5 Stelle da sempre ha avuto tra le proprie stelle quelle della difesa dell'ambiente. Pertanto, con quel faro che ci ha governato da sempre e continuerà a farlo, perciò difesa degli ecosistemi, dell'ambiente, dell'acqua e della salute dei cittadini, non ci può che vedere favorevoli nella lotta incondizionata a tutte le mafie, nella difesa dell'ambiente, e pertanto voteremo favorevolmente questo importante disegno di legge. Grazie. Grazie, senatore Lorefice.